Ecco, cominciamo le interviste ovviamente qui in Non Stop News, perché vorremmo parlare di sport, qualcosa che a cui siamo vagamente estranei, diciamocelo con tutta la franchezza. Quest'anno abbiamo vinto tutto, ragazzi, quest'anno un'annata incredibile, non solo lo diciamo spesso nello sport, anche nella musica, nella cultura, insomma. Ecco, oggi vorremmo chiacchierare con un atleta paralimpico, un nuotatore campione del mondo nei 50 metri dorso S1. Pensate, sua è stata la prima medaglia azzurra che abbiamo vinto appunto a Tokyo. Francesco Bettella è collegato con noi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Francesco, io direi di iniziare proprio con lo spiegare magari a chi non conoscesse per bene la tua categoria e proprio in che modo si articola con il tuo sport, e poi soprattutto anche la grande emozione che immagino tu hai vissuto quando hai scoperto di aver portato, ecco, all'Italia la prima medaglia azzurra alle competizioni di Tokyo. Sì, allora nel nuoto paralimpico, un po' come tutti gli sport paralimpici, siamo divisi in classi in base alla nostra disabilità, questo per creare competizioni più possibile equilibrate, e nel nuoto in particolare le classi vanno dall'S1 all'S10 per la disabilità fisica. Io sono S1, quindi diciamo la categoria più bassa, quella con la disabilità più importante. E sicuramente vincere la prima medaglia per l'Italia a Tokyo, cosa che mi era già successa a Rio, è stata una grandissima emozione. Già salire sul podio olimpico è una cosa grandissima, e essere il primo, la pripista, insomma, poi di una spedizione che è stata veramente storica, ha aggiunto sicuramente un sapore ancora più bello, ancora i brividi adesso a parlarne. Guarda Francesco, appena ci siamo collegati, per gli amici della radiovisione vedono in questo momento anche Francesco in video, alle tue spalle una piscina, meno male che poi ho guardato l'orologio che è fermo, ho visto scritto Tokyo 2020 perché sennò ho detto questo matto alle 7:51 di domenica si sta già allenando, poi ho capito che è soltanto uno schermo, però immaginiamo che il tuo allenamento, indipendentemente poi dalla preparazione olimpica, sia sempre molto molto duro, costante e lungo. Sì, sicuramente gli atleti olimpici, paralimpici, si allenano tanto quanto quelli paralimpici, quindi io in particolare mi alleno la mattina, quindi non sarebbe stata una casualità essere in piscina a quest'ora, a parte che è domenica. Però no, sì, questa alle mie spalle è l'Aquatic Center, la piscina di Tokyo, e insomma che ha visto tanti successi per l'Italia quest'anno. Ecco, ma poi io ho una curiosità, nel senso che a Tokyo, come sappiamo, non c'era il pubblico a tifare, e molti atleti hanno detto che questo ha un po' inficiato magari nelle loro performance. Per voi nuotatori, che comunque state tendenzialmente anche un po' con la testa sott'acqua, è importante avere un tifo durante la gara o magari prima, non lo so, tu hai sentito l'assenza appunto di un tifo che ti sostenesse in qualche maniera? Sì, io avevo già fatto due paralimpiadi, diciamo, normali, quindi col pubblico, e la differenza si è sentita tantissimo, insomma, perché da una grande scarica di adrenalina, poi facciamo conto che questa piscina avrebbe contenuto 25.000 spettatori, quindi l'impatto all'ingresso sarebbe stato importante. Poi di fatto quando si entra in vasca e si inizia a nuotare, io personalmente non sento granché il pubblico, quindi sì, non si sente molto, però l'impatto che dà all'inizio quando si entra e poi alla fine, una volta terminata la gara, è veramente tantissima adrenalina che purtroppo a Tokyo è mancata. Però direi che le cose sono andate bene, scusa, cioè, che cosa hai vinto a Tokyo? Ho vinto due medaglie di bronzo nei 50 e nei 100 dorso, quindi assolutamente non posso lamentarmi, anche senza pubblico è andata benissimo lo stesso. Dai, la tua valigia era più pesante al ritorno, quando l'hai messa su per caricarla era più pesante, e eri sicuramente contento. Esatto. Senti, adesso si lavora ovviamente per il prossimo appuntamento con le Paralimpiadi che si terranno a Parigi, però c'è un problema, qual è? Sì, il problema grosso è che le gare della mia classe, quindi gli S1 uomini, e la gara delle S2 donne, quindi la classe superiore alla mia, sono state tolte dal programma paralimpico,
e questo è un grossissimo problema per il movimento del nuoto paralimpico, perché questo vorrebbe dire eliminare la disabilità grave da questo movimento. La cosa assurda è che anche la Federazione Internazionale Nuoto non è d'accordo con questa decisione, che è stata presa direttamente dall'IPC, che è l'omologo del CIO, quindi dal Comitato Internazionale Paralimpico, ed è stata una scelta dettata da una mera regola di numeri, nel senso che è stato necessario eliminare 8 gare dal programma totale del nuoto paralimpico, dal programma di Parigi 2024, e il criterio scelto è stato quello di prendere le gare meno partecipate. Uh-huh. E ovviamente le classi, quelle con una disabilità più grave, sono meno frequentate, diciamo, dalle altre. Certo. Perché oggettivamente è molto più complicato per una disabilità come la mia fare sport. Ovviamente. Quindi è normale che ci siano. Ovviamente. Una questione davvero strana. Noi, insomma, abbiamo voluto raccontarla perché speriamo che, insomma, che nel nostro piccolo possiamo fare poco, però magari, ecco, raccontarla può magari contribuire a muovere qualcosa. Francesco Bettella, appunto, atleta paralimpico, campione del mondo nei 50 metri dorso S1. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie.